devo dire che siamo come Circolo FOA e come area, un senso della nostra storia, enormemente soddisfatti del risultato, perché ci siamo rimessi con le nostre idee e il nostro pensiero al centro del dibattito politico provinciale. Abbiamo parlato di Irpinia con l'assessore regionale allo sviluppo, dove le nostre idee sono state ascoltate e in gran parte condivise dall'assessore. Abbiamo rimesso al centro uno strumento che era stato abbandonato dal precedente corso amministrativo regionale, quale quello del patto per lo sviluppo, che credo ripartirà in questi giorni, proprio grazie a ciò che abbiamo fatto nella festa. Abbiamo parlato di città cercando di tenere insieme il livello della visione, del pensiero, attraverso la presentazione del libro di Generoso Picone Matria, con l'attuale stato amministrativo della città, e abbiamo parlato delle dinamiche all'interno del Partito Democratico e della sinistra contemporanea, globale, europea, grazie a una splendida relazione fatta da Gianni Cuperlo. E sono molto soddisfatto, oltre che della parte politica, anche del lato più prettamente organizzativo della festa, tanto degli eventi artistici quanto della parte organizzativa, grazie ai compagni dell'area e del circolo che hanno fatto sì che questa festa si potesse realizzare. Rispetto alle polemiche che sono venute, sono amareggiato, sorpreso, perché un punto deve essere fatto con estrema chiarezza. L'impianto generale della festa è stato deliberato negli organismi dirigenti del circolo, e non è che se un segretario esprime una posizione che per quella fase, per quella singola decisione viene posta in minoranza, il circolo non è coinvolto nella festa. Questa polemica mi sorprende, mi amareggia. Avremo modo, spero, all'interno degli organismi dirigenti del circolo di poterli chiarire, ma fermo restando un punto, che ogni posizione, ogni critica, ogni dissenso è legittimo, ma a patto che questo dissenso venga fatto vivere e gli elementi di questo dissenso vengano fatti vivere nelle sedi competenti, nel circolo, perché non ci si può comportare in un modo nel circolo e poi uscire fuori dal circolo con dichiarazioni che non sono state portate all'interno del confronto con i compagni degli organismi dirigenti.